un mezzo privato e in condizioni molto gravi alle 10:30 di ieri sera. Il cane mi ha immediatamente capito che si trattava di una situazione gravissima, hanno provato a rianimarlo, ma veramente era una situazione, diciamo, disperata, perché appena un quarto d'ora dopo non ha potuto fare altro che constatare il decesso, quindi non so neanche dirle se in realtà al momento dell'arrivo fosse già deceduto, perché la cosa ha veramente avuto un'evoluzione così rapida, per cui non so dirle esattamente che cosa sia accaduto. La domanda che ci si pone è: il viaggio che lui ha fatto da Grosseto a Roma ha potuto influire su quello che poi è successo, insomma? Guardi, cioè, per poter esprimere su questo una qualsiasi valutazione, bisognerebbe avere qualche informazione in più su che cosa è successo, quali erano le sue condizioni, quando ha deciso di mettersi in viaggio. E così è veramente Certo. molto difficile esprimere un'opinione, una valutazione qualsiasi. Quando potremmo sapere qualcosa su quelli che sono poi i motivi del suo decesso? Perché abbiamo letto di infarto, però ho letto che anche lei si era tenuto abbastanza, diciamo. Ma sai, la ragione è la stessa che dicevo prima, nel senso che se uno medico, dico, ha la possibilità di vedere il paziente nell'evoluzione della sua malattia, ha anche la possibilità di tentare, non dico di fare, di tentare una diagnosi più specifica, ma quando si trova di fronte a una situazione di questa gravità, l'origine del problema è difficile ricostruirlo. Ovviamente ci sono aspetti della sua malattia o della sua storia, diciamo così, Clinica. medica, che se qualcuno ritiene di rendere pubblici, io non lo so, ma certamente noi non siamo assolutamente nella posizione di dire niente. Quello che posso dirle è arrivato con un mezzo privato in ospedale, è arrivato a quell'ora e purtroppo in condizioni talmente gravi che poco Era dopo impossibile. non poteva fare altro che constatare la morte, come